un shot in provincia di Latina. Noi viviamo una serie di crisi importanti a causa anche ormai del radicamento della criminalità organizzata, e soprattutto c'è una sede di giustizia forte legata all'omicidio mai acclarato, mai sul quale si è poco e male indagato, quello su Don Cesare Foschin. Sì, è quella che noi chiamiamo la quinta mafia, che lì si è realizzata nel tempo con molta sottovalutazione di chi di dovere. A meno male che sono associazioni che si battono. Io ero stato proprio tempo fa a gridare proprio dalla parrocchia, dove nella parrocchia era stato ucciso Cesare Boschin, che si riapra questa vicenda per cercare verità e giustizia, perché non c'è giustizia senza ricerca della verità. La verità è certamente molto scomoda. Quella non è stata una rapina, ma quella è stata una. Lui da quella finestra vedeva dei camion anche di notte muoversi, guarda caso si è scoperto che quella era proprio un luogo dove i rifiuti altamente tossici sono stati messi all'arco di questi anni, aveva visto giusto. Dall'altra finestra vedeva altri traffici, aveva visto giusto, perché traffici di droga attraverso il porto di Nettuno che arrivavano lì. Cesare Boschin, con molta forza, con molta umiltà, con molta passione, aveva trovato la forza di denunciare delle ingiustizie che lui toccava e vedeva. E quindi è stato profeta in questo senso. Allora noi chiediamo tutti insieme, voi soprattutto, ma sapete che c'è tanta bella gente che è con voi, che si faccia verità. Don Cesare Boschin certamente è stato un messaggio. Grazie a voi. No, grazie a voi.